Sono commosso, sono, ecco, sono commosso. Mamma mia, ovviamente. Among Us, Among Us. Per che... domande. Ah, che schifo. Guarda. Allora, Polpo Plump, mi sei mancata moltissimo. Anche tu, per tu. WGF fan. Lover, non mi sei mancato per niente. No. Hot pianina, hot cacchina. La mia carta igienica in testa. Stremato, guarda che brutto. Stremato, sbagliato. Sono tutto guarda, storto, ha sbagliato il brutto. Nome. Che imbecille. Non ho neanche più il cappellino. Che di questo. Tutto te, sorto. Te ne puoi andare via, che non ti voglio vedere. Te ne puoi proprio sparire. Vai, vai. Un po' escluso e lui. Poi piccolo. Io ce l'ho anche io. Sì, bisellino, piccolo, piccolo, quasi insignificante. Sì. Che bello. No. Oggi però siamo in una versione molto strana. Infatti potete vedere che intorno a noi è tutto strano, perché questa siamo cosa è fighissimo. Nella spettacolo, pizzeria sta roba di Five Nights at Freddy's. Ma è epico. E mi ricordava qualcosa. No. E tra di noi. Guarda che roba. Ah no, aiuto. Guarda, aiuto qui. Io allora, non li tocco tra quelli, di noi. Attenzione, perché c'è l'impostore che, da quello che ho capito, può trasformarsi in tutti gli animatronici. Quindi noi stiamo attenti. Qui c'è il pulsante dell'emergenza. Direi iniziate a fare le task, perché è meglio sbagliarci. Sì, sbagliarci. Le task. Ma io ho già paura. Ok, poi ricordatevi, si parla soltanto finché si è vivi e si dicono cose che si vedono in giro, sospette su qualcun altro, soltanto quando si preme il pulsante. Le regole classiche. Le quindi regole classiche. Okay, siamo degli esperti oramai. Abbastanza attenti a tutto ciò che vedete in giro, perché non si può è mai sapere. È spettacolare sto posto, è bellissimo. Io sono, mamma io mia, sto guardando prova. Tutta la mappa, è stupenda. Sì, è molto bella, infatti. Oh, che è successo? Silenzio. Ho sentito una voce strana. Che c'è? Niente. Oh, oh, ho visto. Non so cosa ho visto. Non so cosa ho visto, amici. Che succede? Ho visto un animatronics. Ho visto un animatronics. Allora, io ho visto tutto, anch'io proprio tutto ho visto, tuttissimo. Ho capito, ma se non si pisce il pulsante. Ok, no, posso reporto di brutto. Ambulanza, reporto subito. No, ho fatto prima io, perché ho visto tutto, ragazzi. Ho proprio visto tutto. Allora, credo che il povero Piadina sia l'impostore e non sia stato in grado. Cosa? Sì, ti ho visto, ti ho visto. Piadina, ho capito che è da tanto che non ci siamo perché, qua. Perché no, si è impasticciato, perché evidentemente non era più pratico del gioco. Scusate, da tanto. Ma ti sei accorti che Bisello è morto? Sì, è morto, sì. L'ha ammazzato lui. La mia l'ha versione, ammazzato. La mia testimonianza. Dilla la tua. Allora, ho sentito allora, un verso di morte. Non mi strillare nelle orecchie, perché ti schiaffeggio col pisello. No, ti, scusa, faccio svenire. Ti faccio svenire. Stai calmo, datti una bella calmata, perché ti giuro ha paura. Ti stordisco, ti stendo. Ho fatto un bel respiro. Dai. Sono entrato e ho visto un coso enorme, lungo, arancione sopra una botola. E io mi sono allontanato perché avevo paura. No. Sono tornato. Sì, te lo giuro. Ma cos'è che ha visto? Ha visto coso un animatronics. Arancione. Un animatronics che ha ucciso Bisello. Ma secondo me ed era lui l'animatronics. Ed era lui. No, però, vi state sbagliando, lo giuro. Va bene, vogliamo credergli. Perfetto, schippiamo il voto. Dai, vabbè, tanto schippiamo. Ne ha ucciso vabbè, solo uno. Ma davvero gli credi? Dovete credermi. Scusa, ma si sono mossi però quelli del palco? No, non credo. Credo che l'impostore si possa trasformare in tutti gli animatronici e uccidere gli altri come animatronico. Quindi super pericoloso. Ma è bellissimo. Ma il vuoto siderale, quanto mi manca? Oh, nei commenti. Mamma mia, il vuoto siderale. Hashtag vuoto siderale, ne voglio leggere un miliardo. Ok, per favore, guarda, ci tengo. Perché siamo tornati su Among Us, non ci credo. No, a te non mi piace però, cioè. No, dai, poverino però. Con il nome tutto rotto. Vabbè, almeno sono vivo, dai. Ma avete visto che c'è tipo la tenda? Prima ci sono passato e c'era la tenda di Foxy. E dentro io mi c'era preso lui. Colpo. È bellissimo quel posto, però ti fa prendere un colpo perché c'è lui dentro. Vedete? Non c'è chi a vederlo. Era proprio lui, eh. Cioè, Foxy, quello vero. Cioè, proprio mi ricordo proprio di lui anche. Oh, corri, che è successo? No, cos'è successo, Alex? Cos'è successo? Che succede? Ma è morto. Cos'è successo? Ho le allucinazioni. Ho visto un altro di quei mostri. C'è Pianina, no, vabbè, è lui, no, ragazzi. Sei tu, no, ma sul serio? No, aspetta, non toccare niente, che questa è una cosa pericolosissima. Molto pericoloso. Ho paura di andare in giro. Cos'è successo? Polpo Plump è stata brutalmente mangiata. Andiamo a cercarla. Oh santo Dio. È meglio se ci sbrighiamo, perché ma qui, ragazzi, dove è morta? Potrebbe andare a finire molto male. Dobbiamo trovarla. Ok, allora cerchiamo di essere bravi e veloci però. Cos'è questa cosa? No. Cos'è successo? Sì, cosa sta succedendo? Cos'è successo, Alex? Corri! Cos'è successo? Aiuto, andare a premere dove. Cos'è successo? Cosa ti è orribile, mi sono cagato addosso nelle mie mutande. Nelle tue mutande ti sei cagato. Ancora, Alex, ma basta urlare, ma cosa sta succedendo? Sta scappando, non ho capito.
capito? No. Ok. Non sta succedendo niente. Non lo so, si è messo a urlare da solo come un pazzo. Bene, no, va tutto bene. Sì. Devo andare a premere. Aveva paura dello spassolone. Se devi andare a premere, sei convinto? Sicuro? Mica tanto, eh. No, no, volevi premere. Hai premuto? No, mi sa che è morto. No, ma cosa sta succedendo? No, allora, qualcuno qua dentro è su, si è streccato di fianco a me. No, stammi lontano, Fedina, stammi lontano. Allora, cerchiamo il cadavere per avere degli indizi, ok? Per capire cosa sia successo, va bene? Mi sembra una buona idea questa. Ma dov'è il corpo? Non lo trovo! No, che succede, amici? Aiuto! Sister, cosa è successo? Sì, non lo so. Beh, potrebbe. Cosa hai visto? Camminava. Cosa hai visto camminare? Non lo so, era un mostro brutto. Brutto. Tipo come brutto, però? Brutto. Tipo così. Brutto. Sì. Era brutto, capisco. E senti, ma come tipo di brutto? Era brutto o brutto forse? Cioè, tipo no, brutto. No, era brutto. Brutto. Brutto forse. Brutto, meno di così, diciamo. Meno vabbè, brutto. No, allora, ragazzi, che sta succedendo? Io faccio le mie task, ok? No, lo sapevo. Ero convinto di averti visto per un secondo. Dai, ma c'è veramente. Scusa, ma si può ricominciare a giocare da Among Us così? Mi faccio un po' cagare addosso, non va bene. Se gioco più, non ci gioco. Potete non uccidermi subito la prossima volta? Se sei scarso non è di certo colpa mia. È colpa mia. Bla bla bla. Siamo un mercato del pesce. Bla bla bla. Ok? Non sono io l'impostore questa volta. Non voglio sentire accuse, grazie. Ok? Solo perché prima vi ho sta... E chi ti ha accusato comunque, prima? Scusa. Siete stati di una scarsità. Ma secondo voi, se vi appare l'animatronic, 2 secondi dopo divento io, ma chi sarà mai l'impostore? Ma no, perché guarda che non è istantaneo. Tipo, c'è una cosa, una trasformazione tutta strana. Va bene. Allora, facciamo le missioni. C'è una trappola. Facciamo le task, mi raccomando, tutti bravi, eh. Facciamole tutte veloci, così vinciamo e ce ne andiamo da sta pizzeria domanda. Maledetta. Domanda. Alzo la mano per domanda. Come mai Anna non ha detto una parola dall'inizio il turno? Non lo so. Come Anna? Anna! Anna! No! Anna è sussissima, cioè. No, questa parete da me, non silenzio, eh? Silenzio! Dove diavolo è anche Pisello? Io sto aspettando che finisci di gridare Anna perché ti devo dire una cosa importante. Dimmi tutto quello che mi vuoi dire, bel Pisello. Quando ho notato schifo, prima però, quando ero un fantasma, sì. E quando compare l'animatronics scompare dal palco. Sono sicuro. Eh sì, perché prende il posto di quello. Comunque esatto. Ho trovato il cadavere del povero Piedina morto. Che se sarà proprio morto male. Posso risentire? Suono di morte, Piedina, scusa che non ho sentito bene. Sofferente, sembra strozzato questo. È un ruggito. Fai sentire di nuovo per capire. Allora, proprio questo dolore anche nella parte retro. No! Sì, proprio ram è stato preso. Vabbè. È stato... Allora, poverino. Io sospetto due persone, o Bisello, perché Bisello, come facevi a sapere come funzionava la questione dell'animatronica? L'ho detto prima quando ero un fantasmino. Perché è l'impostore. È l'impostore. No, non è vero, quando sono l'impostore non parlo più. E infatti non dicevi niente poco fa. No, sto parlando. Non è vero, non ho sentito niente. Da solo. È attito lui. Vabbè, facciamo così. Prima abbiamo skippato un turno permettendomi di uccidere più volte. Quindi skippiamo anche questa volta e vediamo cosa skippiamo succede. Questo, ma prossimo cadavere uccidiamo qualcuno. Va bene. Grazie Alex uccidiamo per questo qualcuno, mercato. Alex. Molto... Scusami. Alex? No, ma mi sono sbagliato. Volevo dire buttiamo fuori. No, l'ha detto, eh. Ho perso l'abitudine. Io sto ancora aspettando il vuoto siderale, eh. Ancora niente vuoto siderale. Non vedo l'ora di vederlo. Però voglio fare anche qualche task perché mi manca. E poi non ho visto tutta la mappa. È molto grande. Si può andare qui. È molto bella. C'è di tutto. I fili. Guarda, e collegare i fili. Come Oddio, mi mancava. No, vabbè, ma che ricordi. Poi che ricordi? È identica a quella di Fnite. Fnite, cos'è? Non so parlare. Non so parlare. Non odiatemi. Fnite. Non parlo più Fnaf. Guarda, il creatore Scott Cotton si è ritirato proprio Scott. Perché tu gli hai pronunciato male il gioco. No, adesso ti mando una lettera di scuse. Eh no, ti ha già denunciato, mi hanno detto. No, sì. Non ho soldi. C'è una cosa imbarazzante da sentire comunque. Ti aiuterò io in tribunale, va bene? Ci metterò una buona parola. Avvocato Lion. E gli dirò, guardi Scott, lui è un bravo ragazzo, soltanto che poverino, cioè ha dei problemi a pronunciare le parole inglesi specialmente. È un po' di ignoranza. Ma non è morto nessuno, scusate. Non ancora. Tutto tranquillo. Approfittiamo e facciamo tante task. Io osserverò. Dai, che stiamo per vincere, siamo quasi a metà. Attenzione, che io vi informo se spariscono gli animatronics, perché qui ce ne sono tre per esempio e non è sparito nessuno. Ma Foxy è nascosto. È sparita Bonnie! No, chi è morto? Lo sapevo io. Ha attaccato Bonnie.
Ho trovato Alex. Allora sei te, però. Allora sei te. Eri a fianco, appena morto. Appena morto. Allora sei te. No, giuro che non ero io. Giuro, spergiuro. Dov'eri? Ero, non lo so, in alto a sinistra, pensi, con Alex. Pensi di convincerci con questo tono da gatto bastonato, per caso? Da rana che muore di fame? No, giuro che non ero perché io. Non funziona. Giuro che non ero io. Cioè, non so con chi pensi di avere a che fare. Era in alto a sinistra, dove a quanto pare c'era anche Alex, perché l'ha riportato subito. Bisello, bisello. Mi dica. Invece mi di dica. Vegetare, per favore. Vogliamo buttare fuori sto pisello che sta sopra di te o no? Certo, strebisello. Perfetto, allora io sono d'accordissimo, buttiamolo fuori. Ma tanto davvero? È lui. Strecato nel vuoto siderale. Vai, soffri. Ah, che bello. Sarà lui? Non era lui. Però allora è Polpo Plump, è Polpo Plump, sono sicuro. 100%. Pisello, prima pure hai detto roba strana tu, No, non ho detto niente di strano. Però le task noi le stiamo facendo. Sì, stiamo anche andando benino. Anche i cadaveri, mi raccomando. Lavorate alle task, che è sempre molto bello. Guarda com'è carino questo bel pizzeria di Fnite. Mi piace molto, molto. È molto bella, ci sono un sacco di dettagli. Molto accurata poi, Guarda che bellezza, sì. Proprio Fnite. Comunque, io sto avendo paura, comunque, se non mi fido né di te né di Anna. E fai bene, esatto. Perché è Anna di brutto. No, no. Non vero. È vero. Di brutto. Ma io lo sapevo dall'inizio, però l'ho fatta agire. Alberto Fander. Cos'è successo? È Polpo Plump, sono sicuro. Lo so. Aspetta, vado non a prendere. Non è farti lui, prendere. Vado mi a prendere. L'ho trasportato dietro. Bravo, bravo bisellone. Allora, Anna, difenditi. Ti dico subito cosa ho visto. Allora, sì. A un certo punto mi è arrivato alle spalle. Sentite freddi. Le menzogne. Qua il naso cresce già, è lungo già abbastanza. Mi è arrivato di più. Alle spalle. Vai. Freddi, sì? Si è teletrasportato, sì? Non so come. Poi, non so perché, sì? Ma è tornato un'altra volta a bisello. Ah, pure bravo. No, quindi. No, no, non è vero. È perché evidentemente gli è scaduto il travestimento. Silenzio. Non lo so come allora, funziona. Se bisello se fosse stato lui, non sarebbe stato neanche in grado di usare le abilità. Prove esatto. Me wrong. Secondo, non sa dire Fnite, figuriamoci. Quindi, io butto fuori Anna con sicurezza matematica. Ti è piaciuto? Ti sei divertita, ti sei ho fatto divertita. Iper schifo. Ma mi sto fomentando un botto perché gli animatronics sono fighissimi. Allora, hanno tutti un'abilità. E io vi dico, sono da quello fighissimi. Che ho visto io, c'hanno Freddy si teletrasporta ovunque nella mappa. Bonnie ha la chitarra e se la suona rallenta gli altri giocatori vicino a lei. Bellissimo. A lui. Chica butta una mina che è tipo una cupcake mi che uccide. Finito prima. Io Chica non l'ho usata. Male. E poi c'è Foxy che in teoria si lancia, però non ha funzionato. Che è troppo potente. Sì, però allora Piadina e Alex si sono completamente addormentati. Bravissimi. Ma perché no? È quando diventi fantasma. È il mondo dei sogni. Quando diventi fantasma ti addormenti. Morti da 10 secondi. Io mi sono rotto pure. Il cervello si è spento totalmente. Ma non c'è. No, Alex è morto 20 volte di più. Io non ci credo. Dai, non volevo morire del tutto in ha questo sabotato. Modo. Eccomi, scusa, non volevo morire prima, eccomi. Adesso possiamo continuare, voglio essere io l'animatronico. Io nel dubbio spero che chiunque sia l'impostore ti ammazzi per primo brutalmente. Sì, sono d'accordo, infatti lo farò di brutto se sono io. Sono cattiveria, mi adesso, raccomando. Io vado a farmi le task, ma sappi che tu, a amico mio... A parte che siete tutti quanti sospetti, perché si sa già chi è l'impostore. Quindi Alex. Mi sembrate sospetti, sia Alex che Piadina. No, sicuramente Alex. Alex, non sì. Sono io. Sì, sì, fa proprio schifo quello là, infatti, a me. Ma nel caso lo buttiamo fuori, Alex. Di nuovo! Bene, sono contento. Anch'io, sono contento. Diamogli che è morto. Un premio all'animatronics. Sì, animatronics. Scusa. Va bene. Adesso sbagliamo anche Fnite, animatronics. Va bene. Basta, lo troviamo, lo riportiamo. Direi proprio di sì, assolutamente. Questo cos'è? Sai già dov'è? Cos'è? Sei no, tu? No, non l'ho ancora trovato. Era su, sì, ora l'ho trovato, non ci credo. Va bene, dai, abbiamo capito. Strecato va di nuovo fuori. No, giuro. Nel vuoto, no, addio. Ma può addio. Essere. Allora, spiegami perché hai chiesto se lo potevi riportare e 2 secondi dopo l'hai trovato. Per molta fortuna, devo dire. No, ti giuro, era una coincidenza. No, io non credo nelle coincidenze. Ho già potuto farlo prima.
Bravo. A me sembra un po' sus. Però anche a me. Ci sono persone più sus. Tipo non è vero, Pierina. Non è vero. Quello schifo. No, perché? Perché ho una carta igienica in testa. Non sono sus. Volevi per quello. Vendicarti di tutte le volte che hai succato. È vero. O non è ok, vero? È vero. Però stregato è più sus. Io non ho fatto niente. Comunque, abbiamo sempre schippato dire, al primo turno. Grazie all'impostore perché ha ammazzato quello schifo di Alex. Quel roito che è, ci ha fatto riavviare la partita per morire istantaneamente. Io schipperei. Io schipperei il voto. Oh, bravo che si schippa. Cioè, Alex, fai veramente cagare comunque. Non si fa così. Ah, no. Sei morto, non puoi parlare. Infatti, stai zitto. Vedi di putrefarti in silenzio, che fai anche schifo. No, che schifo, che schifo. Facevi questa schifo da vivo, no. Figuriamoci adesso. Fantasmino schifoso. Un roito proprio, veramente. Bene, mi raccomando, adesso. Si corre dal ristorante. Una certa attenzione, Cerchiamo di non farci ammazzare facilmente. E non dobbiamo mica. Ma io faccio tutte le mie tasche in pace. Sì, infatti, con calma, una tasca alla volta. Una tasca alla volta è anche importante da fare, Una alla volta. È scomparso Animatronix. Davvero? Quale? Quello c'è Johnny. Fuga. Porca. È... Chi è scappato, Johnny? Cos'è successo? Non c'è niente. Sono rimasto al buio. Hanno sto spento. Aggiustando. Attenzione. Cerchiamo di non farci fregare, Fatto. Ok, meno male che ci sei. Cos'è successo, Anna? Cos'è successo, Anna? C'è Barney! No, ma sono rallentato. Mamma mia, è proprio pauroso come Five Nights at Freddy's. Dai, quando suona ti rallenta tutto, non riesci più a camminare. Ho paura. Attenzione, cerchiamo di stare molto attenti, che non si sa mai che cosa può succedere qui. Oh no! Sì, sembra pericoloso. Ah, ci sta quello giallo! A fuga, aiuto! No, aiuto! Non posso più uscire io! Davvero? Che cacchio, Stre, che peccato. Pulsante, vengo a cercare di salvarti, dove sei? Un attimo! Ah, eccoti. Ma dove siete tutti? Ok, Stre, passa, ce la fai sicuramente. Passo! Ah, mannaggia. Devo premere! No, non sappiamo ancora chi è, non abbiamo idea. Non è successo assolutamente niente. Ah, complimenti, bravo. Che è morto? No, beh, un imbecille. Adesso è successo qualcosa, immagino. È morto un idiota che noi pensavamo che fosse lui, ma è troppo stupido per essere lui. Ho trovato il cadavere in porto, sì? Non sono sospetto, sì, sì, meglio. Com'è l'hai trovato tu? Come fai ad essere sospetto? Poteva così trovarlo chiunque. Poi. Così subito, come mai? No, che strano. Vi racconto, io stavo in pizzeria sopra. Sono andato in pizzeria sotto. Io e Bisello non crediamo alle coincidenze. Io ero in pizzeria sopra e non t'ho visto. Anche io sono passato lì e non ti ho visto. Raga, ve lo sto giurando, per favore. Io non dico niente. Io ho votato, ognuno voti quello che vuole. Io. Va bene. Sono convinto. Sì, bene. Colpo di scena. Ma come permettete? Bisello porciazzi. Ha votato Anna. Che cattiveria. Non so, c'è qualcosa di sospetto nel suo tono. Come fai a sapere vero? Che Bisello m'ha votato? Perché io non ho votato te. Piadina, sicuramente sì. Ho fatto la matematica, sai. Una scienza strana, la matematica. Suprema anche, a volte. Questa è intelligenza a livello superiore. Di brutto. Se cerchiamo di finire queste task, va bene. Ce ne mancano circa metà. Stiamo andando abbastanza bene. Quindi si può vincere ancora. Vincibile. Fate le task, morticini. Io ogni tanto do un'occhiata perché voglio vedere che non ci siano strane questioni in giro per la mappa, strani personaggi si aggirano. Strane questioni, no, io vado per la mia strada. Anche io vado per la mia strada, ma io sto facendo le mie tasche, fatti miei, tranquilla. Sì, anch'io. Quale strada state prendendo così prendo altro io? Ah, vuoi informarti di cose spionaggio? Ah, vuoi ammazzarci? Allora, sta cosa non si fa, ok? Nessuno dice cosa sta facendo. Esatto, non è una cosa. Ma sono fatto Bonnie! Guarda che non è Bonnie comunque, Il coniglio è Bonnie. Era qui al centro. Cos'era? Questo è stato tutto toccato. Wow, gli è pure piaciuto. Lion, come facevi a sapere che non era Bonnie quello scopazzo? Infatti sì, la cosa è un po' sospetta. Perché io ero dietro di lui e ho guardato sul palco e ho visto che mancava Freddy. Ma non ti ho visto, perché ero dietro, se ero davanti mi vedi. Cos'hai, gli occhi dietro? Ho trovato Piadina! Allora, secondo me è Stefano. Non so neanche chi era. Ho trovato Piadina morto fuori al Parade Cove. Lì c'era Foxy. Quindi, vedi, Stefano ha mentito, quello schifoso. E anche io, a quanto pare. Ma io di meno. Lui ha mentito di più. E quindi facevi a sapere che quello scappato non era Bonnie? Era Bonnie, perché era quello al centro. Non era Sacchiotto. Lo Sacchiotto è Freddy. Zitto. Ah, beh, uguale. No, è uguale. Come faceva per tu fan da sapere che non era Bonnie? Ti denuncio oggi. Allora, perché te l'ho detto, ero dietro Bisello, sono passato dopo e ho visto che mancava Freddy. E ti ho spiegato benissimo quello che è successo. Quindi non Bisello, vedo perché... sei uno schifo. Non cioè, sono possibile? Stato, ma sei viva? No, non sono
stato, io giuro che è per tufande. No, sei un bugiardo. Ma secondo me è vero, non bugiardo. È possibile, perché te prendi la roba, no, è tipico. Scegli le cose, non sai neanche come si chiamano, e per far vedere vero, che le sai vero. Le cose dici nomi a caso. Sei Bisello. Proprio tu, sei proprio tu, Bisello. Bisello. Ve ne mentirete. Ecco, fai bene. E allora... la terra polpo. Ok, allora c'è il mio voto che deve determinare, quindi, ok? Aspetta, tu chi hai votato, Bisello, scusa? Polpo, perché non mi fido da prima. Ok. Chi ti ha votato a te? Io, perché così diventa più divertente. Oh no! Che senso? No, 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 no! No! Era lui! Era lui! Aiuto! Che fate? Finite le Mary tasche, aveva una pecorella. Una pecorella. Io le ho finite, una pecorella. Non riesco a scappare. Una pecora. Cosa succedere? Una pecora. Devo aspettare ancora 25 secondi in realtà. Ma penso che tu ci metterai comunque più tempo a finire le tue task. Ma io sto facendo l'ultima task. Non è l'ultima, non è possibile che sia l'ultima. È l'ultima. Allora staccati da quella task o ti stacco le ossa. No, l'ho fatto ormai. Perverti. Ce n'è ancora, Ce n'è ancora. Ma no. No, non l'ha finita. Oh, no. I fantasmi del cavolo. Stupidi fantasmi. Fantasmi. Oh no. Sicuramente piadina. Oh no. Oh no. Scappa, c'è un Rom. È andata così, purtroppo. È andata così. Sì, ma i fantasmi ci hanno sabotato, non è giusto. Ma cosa sei? Cosa sei? Rom. Io mi fidavo allora, di te. Mi sono divertito moltissimo e penso che ci siamo divertiti tutti. Quindi, un botto. Se anche voi vi siete divertiti, scrivetecelo nei commenti. Lasciate anche un pollice in su, così ci accorgiamo che volete vedere altri video su altre mod di Among Us, perché ne ho tante a disposizione. Per oggi ci fermiamo, ci vediamo stasera in live alle 19 sul sito Viola, LionGF Live, tutto attaccato, lo cercate e lo trovate, altrimenti c'è il link in descrizione nel primo commento. Contiamo su di voi, potremmo anche rigiocare ad Among Us se venite e ce lo chiedete. Per oggi è tutto, e da Lion e la gang, out! Ciao!